Ciao, ti grazie della tua parte numero 5 dell'esplay di Bayonetta. Oggi iniziamo al capitolo 3, la terra infuocata. Siamo sempre a Vigrid, ma comunque tutto il gioco si ambienterà praticamente a Vigrid, quindi non. Allora? Oh. Ok. Avevamo appena combattuto un mini boss. Ecco, lui era il mini boss. If I was your child, I'd be an awfully ugly witch, wouldn't I? Yours is a face only a mother could love, and one I could never forget. If only I could remember where from. No quarrel. You're in no position to decide that. See, my infernal partners love my ability to eliminate your kind. I figure your sacrifice would shut them up for a while. Però lui scappa. Nuovi nemici. Tanto Vigrid è completamente distrutta, completamente in fiamme. Ok. Vi ricordo che Bayonetta, in quanto strega, è costretta a combattere gli angeli per soddisfare i demoni dell'inferno. Ha stretto un patto con i demoni. Lui è costretto a combattere angeli per l'eternità per soddisfare i demoni. Ma vaffanculo. Chiaramente se si passa sul fuoco si prende un danno. Questi sono nemici infuocati, quindi non posso toccarli fisicamente con gli attacchi normali, se no mi scotto. Questa potrebbe essere una buona occasione per usare la Ashurava. Fatto che non la so usare molto bene perché non la uso molto. Allora, prendiamo un po' di spazio. Questa combo con la Shurab è bellissima. E vabbè, ovviamente non da sul fuoco. Questa. Allora, non mi ricordo. Sicuramente qui in giro ci saranno sicuramente i collezionabili. Per esempio qua c'è uno scrigno. Sì, ma io ho già perso metà vita comunque al primo combattimento, cioè non. Esatto, se si rompe questo, questo cestino della spazzatura, compare un portale lì. È veramente stupido sta cosa. Portale Alfheim. Ok, vediamo cosa ci chiede stavolta. Ah, mio Dio. No, questo cazzo. Ci serve un oggetto che ancora non abbiamo. Cioè, si può fare anche senza, non è che non si possa fare. Bisogna rimanere in aria per 20 secondi. Però è difficilissimo senza un altro oggetto.
Ah, vabbè, no, dai, ne. In modalità normale perlomeno neanche troppo. Ok, sì, no, in modalità normale si può fare anche senza. C'è un'arma più avanti che troveremo che renderà questa prova molto, molto più facile. Sostanzialmente, platino pure, ovviamente. Praticamente, se tu premi il salto, quando sei vicino a un nemico, gli salti sopra e questo resetta il tuo doppio salto. Quindi tu devi continuare a spammare il salto così e unire il fatto che se continui a sparare in aria, scendi più lentamente. In modalità difficile, questa è molto molto più difficile. Credo che fosse perché dovevi rimanere in aria per molto più tempo e c'erano nemici molto più difficili. Aspetta, voglio provare quella combo che mi aveva detto. Aspetta. Andiamo avanti di qua, credo. Ah sì, questo me lo ricordo. Qui bisogna scappare, se non sbaglio. Esatto. Questo sostanzialmente è lo stesso livello che abbiamo fatto nella parte scorsa. Cioè, vedete, è uguale al capitolo 2. Pezzo di merda. Fanculo, sono morto perché mi ha preso. Questa schermata è di Game Over di Bayonetta. Mi ha preso, quindi ci ha raggiunto la cosa di fuoco. Palle. Ragazzi, non sono mai morto qua, porca troia. Come dà fastidio. Oh, basta. Fanculo, va. Muori. Non credo si possa tornare indietro, sai? Sai di no. Forse dopo si spengono le fiamme. Aspetta, nella parte scorsa, cioè nel capitolo scorso là sopra c'era un collezionabile e ci dovrebbe esserne un altro anche qua. No, ricordo male. Forse ci sarà più avanti. Ricordo che quel balcone ancora compariva un collezionabile. Nuovo tipo di nemico. Ah, questi cazzi. Fairness. Questi sono fastidiosi. In modalità difficile ne compaiono tantissimi. Ne trovate tantissimi in modalità difficile di questi. Lo fai i nemici più popolari del gioco. Uno è molto gestibile, ma quando poi ce ne sono tanti insieme è unico. Anche perché poi più avanti c'è anche una versione più difficile, quei mostri lì. Ecco, quello è un frammento di LP d'oro. Finora ne abbiamo sempre trovati interi, però ne possiamo trovare anche di pezzi frammentati. Questo dovrebbe essere una metà dei due. Sì, la metà esatta. Se troviamo l'altra metà, possiamo ottenere una nuova arma. Ora, io non sono sicuro di sapere dove si trovi l'altra seconda metà. Quindi non è detto che io riesca a trovarla. Probabilmente sì, però. Va bene. Ok, andiamo avanti. Abbiamo perso fin troppo tempo. Forse più avanti bisogna tornare indietro. Queste sono tutte le abitazioni che abbiamo fatto nel capitolo precedente, però adesso è tutto infuocato, tutto distrutto. Quella è l'arena che vi avevo detto di tenere d'occhio nella parte scorsa. Lì si è aperto una via. Chissà se qua sotto c'è ancora. Chissà se qua sopra c'è ancora un altro. Ecco qua. Portale Alfheim. Vediamo cosa c'è qui. Vediamo quella combo lì. Non male anche questa. Figa. Ok, vediamo cosa ci dice stavolta il gioco. Usa le braccia angeliche. Bisogna sconfiggere i nemici usando le armi che droppano loro. Queste armi droppate qua. A me non è mai piaciuto usarle. Le uso soltanto in queste prove qua. È lenta questa, mamma mia.
Questa so... Questa dovrebbe essere veloce, esatto. Ok, ridanno. Perlomeno ve le ridanno all'infinito. Le armi. Credo, cioè fa abbastanza così. Sì. Oh, lei è finita. Madonna, che noia queste sfide qui. Frammento di cuore. Probabilmente l'avrò anche velocizzato perché alla fine è abbastanza ripetitivo. Semplicemente spammare X finché non muoiono e schivare i loro attacchi. Perché non è che devi fare combo particolari o strategie particolari. È tutta questione di, sinceramente, non farsi colpire e non perdere tempo. È veramente facile e noioso. Ok, sono tornato indietro giusto per vedere se c'era qualcosa di utile nel backtracking, ma non ho trovato nulla. Qui bisogna passare, solo che i getti di fuoco sono troppo frequenti e allora si rallenta il tempo. Si passa quando non c'è fuoco. Wow, wow, wow. Ancora. Crudele, cazzo. Ah, me lo ricordo sto pezzo. Adesso bisogna correre sui muri mentre la lava ci insegue. E me lo ricordo perché alla fine di questo pezzo c'è un quick time event. Non so se adesso la lava sale, sta salendo onestamente. Mi sa di sì. Dove bisogna andare? Non mi ricordo. Di qua, un po' di qua. Scattiamo di qui. Non mi ricordo che ci siano dei collezionabili in questo, punto. Ok, fra poco c'è un quick time event. Ok, adesso la lava ci sta inseguendo. Qui dobbiamo fare in fretta, dobbiamo correre qua. Scalare fino in cima al muro e poi dopo c'è un quick time event. Che potrei fallire. Sì. Non credo che qua dietro ci sia qualcosa. No. No, infatti non credo. Oh, un altro documento. Io sono sicuro che da qualche parte nel corso del gioco almeno un collezionabile me lo sono perso. Sono abbastanza sicuro di questa cosa. Allora, sulle streghe di Umbra 2. Le streghe di Umbra, manipolatrici della forza oscura. Le vie della loro disciplina erano molto varie. Le tecniche di respirazione, di movimento, la medicina e la tattica furono affiancate nel Medioevo dall'addestramento alle armi pesanti, completando così un curriculum la cui grandezza è difficile da concepire. Questo addestramento forgiava sia il corpo che la mente di ogni strega, permettendo di sostenere i rigori delle arti magiche e di interagire con gli altri abitanti. Con altri abitanti del reame della magia. Questa interazione con il mondo degli spiriti è al centro stesso della magia. Per capirci, gli abitanti del mondo della magia rispecchiano la concezione comune di demoni. Sviluppare poteri simili a quelli di un demone sembra che queste siano una delle ragioni per le quali queste donne abbiano dovuto affrontare un triste destino e siano state relegate nell'ombra della storia. Non sono in grado di raccogliere altre prove circa le arti magiche. Il clan delle streghe è stato da tempo annientato e il loro ricordo cancellato. Gli abitanti di questa città le detestano con tutto il cuore. Pronunciare il loro nome è quasi un tabù ormai. La chiave per risolvere il mistero, però, è ancora qui da qualche parte.
A Vigrid, l'uomo considerato da tutti modello di virtù, continua a cercare le streghe rimanenti. Ci sono ancora streghe in vita tra di noi? O sono state cancellate dalla faccia della terra? E quali conoscenze avrebbero? Dove potrebbero essere nascoste? Ho finalmente ottenuto parte di un documento che sembra delineare un altro dei principi fondamentali della magia. Non sono in grado di decifrare la scrittura, ma sembra descrivere una tecnica di arti marziali chiamata Combo Interruptus. Spero che possa essere d'aiuto a qualcuno, quindi l'ho allegata a questi appunti. Sì, questo è il combo. È praticamente quello che vi avevo spiegato tipo in una delle prime parti, con la possibilità di continuare delle combo attraverso le schivate in questo modo. È quello che facevo io prima con la Shuraba. Cioè, questo attacco qui dovrebbe essere la fine di questa. No, aspetta, dovrebbe essere la fine di questa combo qua. Ma perché fa quell'attacco? 1, 2, 3. Però se tu fai così. Ecco, io l'ho fatto male, ovviamente. Eccolo qua. Avevo già spiegato all'inizio del let's play questa meccanica qui. Un nuovo nemico. Non proprio, li abbiamo già visti questi. Però adesso sono due. Aia. Questi hanno degli attacchi che sono veramente difficili da schivare. Contro questi mi sa che mi conviene usare la Shuraba. Ma perché io schivo e non me lo. E mi prende comunque? Non capisco. No, ragazzi, non riesco a schivargli quell'attacco, non capisco perché. E sì che dovrebbe essere schivabile, eh. Olè, Madonna, ci ho fatta, cazzo. Cosa fai? Cazzo. Mi ha stunnato. Questi nemici sono fortissimi, ragazzi, perché non hai. Quella tecnica di cui vi parlo sempre, che non posso ancora comprare, sono nemici difficilissimi questi. Perché gli attacchi sono veramente difficili da schivare. Questa cazzi non ricordo esattamente com'è. Penso sia una banalissima cazzi. Ok. Penso che sarei morto se non avessi fatto questa sequenza in tempo. Sì, sicuro. Quindi? Ok, innanzitutto se non sbaglio qua dietro c'è uno scrigno. Esatto. Frammento di perla. Io ho pochissima vita, quindi sicuramente dovrò o mangiare un consumabile o morire. Ok, qui c'è un negozio di Rodain. Vigrid. Queste sono le catacombe di Vigrid. Sotto Vigrid c'è questo. Io sinceramente non ho nulla da comprare, quindi non entro. Altro documento. Dettagli. Il vero valore delle arti magiche di Umbra si può capire meglio se si conosce come le streghe di Umbra erano in grado di sfruttarle, grazie al diretto contatto con i demoni dell'inferno. Si dice che queste streghe venissero sottoposte a un rigoroso addestramento per imparare le varie tecniche. Tuttavia, la verità è spesso distorta a causa della reverenza e stupore che le streghe ispiravano nella gente. Il segreto del loro potere era l'abilità di domare l'energia di demoni potentissimi e usarla a loro piacimento.
Per fare ciò, le streghe dovevano avventurarsi nel cuore dell'inferno ed evocare le bestie che lì dimoravano. In questo modo potevano ottenere poteri inimmaginabili e spesso brutali. Erano questi poteri che rendevano le streghe così forti in battaglia. Dal punto di vista della religione di Vigrid, è quasi impossibile per coloro che abitano il mondo umano interagire con gli altri reami. Per questo motivo le streghe avevano bisogno di un catalizzatore per poter evocare i demoni. Solitamente usavano a questo scopo i propri capelli. Questa tecnica era chiamata chioma malefica. La chioma malefica era usata per evocare anche oggetti magici o per formare le divise delle streghe. Vorrei soffermarmi un attimo sulla disperazione che sicuramente queste donne provavano. In cambio dei loro poteri, erano costrette a promettere ai demoni dell'inferno le loro anime. A Vigrid la credenza vuole che, dopo la morte, le anime degli umani raggiungano il paradiso e lì entrino in un ciclo eterno di nascita, morte e rinascita. Le streghe, invece, andavano incontro a un solo destino, la morte seguita dal tormento senza fine dell'inferno. Dopo aver mosso i primi passi sulla strada delle arti magiche, la dura realtà è che non è più possibile tornare indietro. Ciò nonostante, erano moltissime le donne che aspiravano a diventare streghe. Ok. Esci. Qui ci dovrebbe essere un combattimento, se non mi ricordo male. Mi ricordo male. Ora, questo ponte non ci possiamo passare perché queste pietre rompono il ponte, quindi dobbiamo tornare indietro. Allora, ricordavo bene, cazzo. Ora, questo portale, una luce proviene da dietro il cancello, sembra ci sia un ambiente del tutto diverso dall'altra parte. Ci entriamo e passiamo in un altro reame, il paradiso. Ora, lì c'è l'altro frammento del disco d'oro lì, e lo vado subito a prendere. Preso. Fantasy impropto. Non so neanche in che lingua dovrebbe essere qualcosa lì. E se non sbaglio, dall'altra parte ci dovrebbe essere un'altra cosa. Esatto. Laggiù ci dovrebbe essere un portale Alfheim. E mi ricordo che quello è stato il primo portale Alfheim che ho visto quando ho giocato a Bayonetta per la prima volta. Quello è stato il primissimo che ho trovato da solo. Ok, entriamo. Faccio questo portale e chiudo la parte perché mi sono appena accorto che siamo a parecchi minuti, anche se ho tanto da tagliare, perché comunque dovrei avere abbastanza da tagliare o da velocizzare. Però ho finito questo portale. Ah, sabbat temporale disattivato. Allora mi sa che lo faccio con la Shuraba. Forte la Shuraba. Danni mostruosi. Questo stun lo si può schivare in teoria. Vieni. Ok. La mia ricompensa. Ok. Platino puro. Ok.
Questa combo qua è micidiale. Fa un sacco di danni. Ok, termino qui allora la parte numero 5 del Let's Play di Bayonetta. Se vi è piaciuto il canale, lasciate un saluto, vi saluto, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi. I've got a fever, and the only cure is more dead angels.